Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Laboratorio di talenti. Salve a tutti gli amici ascoltatori di Casimiri Radio. Se sentite un po' di confusione perché ci troviamo in un bar qui a Bruxelles e sentite un po' di rumore di fondo, ma quest'oggi avremo l'onore di intervistare una ragazza che è già stata ospite all'Istituto Casimiri, che è Sara Anderlini. E... ciao a tutti, bentrovati! Bene Sara, se ora ci può spiegare quello che è un po' qua il suo lavoro qua a Bruxelles nel Parlamento Europeo. Già abbiamo parlato di cosa si occupa, però se ce lo può riassumere qui ai nostri ragazzi. Ciao ragazzi, allora per farla molto breve perché l'ultima volta sono stata molto lunga. Allora, io lavoro non più al Parlamento, non più alla Commissione, ma in una cosa a parte che si chiama EAS, European External Action Service, che è il Ministero degli Esteri dell'Europa praticamente, cioè noi curiamo tutti i rapporti fra gli Stati europei, 27 Stati europei, e gli Stati che non sono in Europa, quindi gli Stati Uniti, l'India, la Cina, l'Africa, tutti quanti gli altri, l'Ucraina e la Russia soprattutto in questo momento, perché dobbiamo curare tutti i rapporti sia diplomatici che militari, che è molto importante, con questi Stati non EU, diciamo, non Unione Europea. E dico anche militari perché abbiamo anche le nostre missioni militari, che al momento sono importantissime e dobbiamo curarle tutte. Questo è il mio lavoro in pratica. Bene, ma ora ricolleghiamoci al tema della guerra dell'Ucraina e della Russia. Come è cambiato il vostro lavoro dopo purtroppo questa problematica nata dopo la pandemia, che è la guerra in Ucraina e Russia? Come è cambiata che non si dorme più? Perché praticamente già con la pandemia era un'allerta continua, e poi il 24 febbraio, quindi praticamente domani fa un anno, celebriamo un anno dalla guerra. Dal 24 febbraio noi siamo in allerta, non dico 24 ore, ma quasi. Io lavoro la Situation Room, che è quella cosa che nei film è molto poetica, in realtà nella vita è molto meno poetica, cioè quella stanza dove ci sono i telefoni con le luci rosse che suonano e qualcuno di importante dice è scoppiata una guerra, oppure hanno bombardato Kharkiv. Questa cosa qui noi la viviamo da un anno e purtroppo ci si fa anche il caldo, perché come tutte le cose poi le guerre si sedimentano, ma questo non vuol dire che finiscano, anzi bisogna stare sempre allerta. Due giorni fa c'è stato un discorso di Putin che abbiamo seguito in diretta, ovviamente cerchiamo tutte le notizie, tutte le fonti varie, quelle ufficiali e quelle non ufficiali, dobbiamo decidere a chi smistare queste informazioni, è un lavorone. E niente, si sa, e poi ci si coordina con la diplomazia, perché ovviamente il nostro scopo è che la guerra finisca il prima possibile, in maniera soddisfacente, diciamo, soddisfacente è una parolaccia, ma insomma. Beh, questo ce l'auguriamo tutti sicuramente. Ma ora parliamo un po' di lei, come è nata questa passione per questo lavoro e come è riuscita ad arrivare fino al Parlamento Europeo, questo lavoro veramente importante e di grande prestigio. Ah, grazie. E è iniziato più o meno quando avevo la vostra età. Perché io avevo 18 anni nel 92 e nel 92 ci fu l'Europa Unita e io da lì proprio dissi vabbè, io voglio arrivare lì, prima o poi ci arrivo, ci ho messo parecchio di più di quanto pensassi, ma alla fine ci sono arrivata, perché i concorsi europei sono molto tosti, ma non impossibili, bisogna essere un po' tignosi, bisogna insistere, studiare e alla fine ci si arriva. Quindi sì, semplicemente questo, duro lavoro e non arrendersi mai. E poi avere la passione per quello che stai vedendo e stai studiando, perché l'Europa, secondo me, non lo so se ci possiamo permettere di ignorarla, non ci si può permetterlo, di amarla sarebbe una bella cosa, perché è la nostra casa, no? E quindi va bene così. Bene, quindi tanta passione, tanto duro lavoro, e ovviamente vi ringraziamo, qui da Bruxelles è tutto, dalle nostre professoresse che sono il nostro pubblico quest'oggi e da Sara, quindi ciao a tutti e buon proseguo di giornata. Complimenti ancora ragazzi e bocca al lupo per tutta la vostra vita.